È comunque uno spunto per parlare di un fenomeno che è in continua ascesa, in continuo incremento. Ne parliamo con il vicequestore Sergio Russo, dirigente del compartimento della Polizia Postale e per le comunicazioni del Veneto. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno ai telespettatori. Allora, dicevamo, si moltiplicano gli attacchi informatici nei confronti di imprese ed enti pubblici a scopo spesso di estorsioni, aumentate soprattutto durante la fase pandemica. Come mai? Sì, è vero, io l'analizzo dei dati che mi provengono ovviamente da tutto quello che sono le segnalazioni e le denunce che raccoglie la Polizia Postale e delle comunicazioni per il Veneto e abbiamo registrato che anche nel 2001, cosa che avevamo già registrato nel 2020, c'è un incremento nel settore degli attacchi informatici. Con questo mi riferisco in prevalenza, visto che lei ha fatto un'apertura sulla vicenda della ASL, 6 di Padova, ad attacchi informatici appunto attraverso l'utilizzo di virus che criptano i dati. Questo è, diciamo, l'aspetto che ci connota come una delle regioni che ha particolari situazioni critiche. E come mai sono cresciute in questo periodo? Cosa che favorisce Ma in qualche modo gli hacker? diciamo che avendo diciamo, il trend al rialzo dei crimini informatici lo abbiamo già da prima dell'avvento della pandemia. Diciamo che i numeri si sono incrementati perché nel periodo in cui la pandemia si è diffusa, e parliamo dell'ultimo biennio per essere più precisi, ovviamente. Tutte le aziende, tutto il settore economico-finanziario ha dovuto estendere i propri confini informatici, perché ha dovuto concedere piattaforme sul quale concedere delle connessioni da remoto per poter attuare il fenomeno dello smart working, la modalità lavorativa che in questi ultimi 2 anni è nata, è cresciuta e si è sviluppata in maniera esponenziale e questo ovviamente, secondo una presunzione, può aver ovviamente creato maggiori difficoltà alle aziende nel cercare di curare e di difendere il proprio perimetro informatico attuando delle idonee politiche di prevenzione. Quali sono gli attacchi più diffusi e quali quelli invece emergenti? Allora, gli attacchi più diffusi, come l'ho già detto, i dati che io ho da parte della Polizia Postale indicano nel 2021 un ulteriore aumento del 40%. Il più diffuso in assoluto è quello attraverso l'utilizzo del ransomware, che appunto è un virus che cripta i dati. Procede anche, produce anche delle esfiltrazioni dati, cioè una sorta di captazione dei dati che vengono ovviamente Le trasferiti dalle chiedo piattaforme brevemente attaccate. come si può prevenire, come si possono prevenire questi attacchi? Ma dunque, la campagna di prevenzione, cioè la polizia postale delle comunicazioni in questo svolge un ruolo molto importante. Noi abbiamo nell'anno appunto che è appena passato incrementato gli accordi con le imprese che sono più soggette, più ovviamente attenzionate sotto l'aspetto criminale. E attuato delle politiche di stipula di protocolli per poter alzare le misure di prevenzione. E comunque un consiglio che dà la Polizia Postale e delle comunicazioni è Bisogna sicuramente quello di insomma affidarsi agli esperti. affidarsi a Mi degli scusi esperti. Assolutamente. se la interrompo, il nostro tempo purtroppo si è esaurito. Io la ringrazio per essere stato con noi. Intanto